Campioni d'inverno, due giornate di anticipo del girone di andata e siamo campioni d'inverno. Allora, siamo qui a parlare del campionato del Napoli, della partita di ieri e della prossima, soprattutto la Juventus, con il nostro grande mister Rivellino, Rosario Rivellino. Grazie, è grande. Poi, no, è dovuto un grande, veramente un grande mister, è sempre un onore averla con noi. Poi qui abbiamo la nostra Gilda Mazzatico, collaboratrice della pagina Facebook Fratelli Napoletani e Salernitani, e abbiamo Stefano D'Alterio. Buonasera. Allenatore, dirigente sportivo di squadre dilettantistiche, ha tanta esperienza con i giovani. Eccoci qua. Preparatore atletico, Del tennis. La vittoria di ieri, cosa gli ha fatto più impressione a Napoli in questa ripartenza dopo la sconfitta? Cioè, lei è stato meravigliato di come ha giocato il Napoli ieri? È rimasto colpito per qualcosa? Ha visto ancora una squadra in convalescenza? In relazione alla penultima partita, sì. Se confrontiamo l'ultima partita, se la confrontiamo con il primo periodo bello del Napoli, sta sulla strada per riprendersi, però c'è stato un calo ed era naturale, mi ricordo se l'ho detto anche qui, sì, che quando tu sei partito e stai andando benissimo, a sprombattuto si dice, e vai avanti, c'è morale, e il morale vale molto più della preparazione fisica, stai tranquillo con la mente e quindi vai avanti e fai sempre i risultati. Si dice vincere aiuta a vincere, quello lì. Se tu interrompi e poi riparti da te, quando ripartiamo siamo un'altra volta tutti uguali, e riprendere quella condizione fisica e psichica che avevi, condizione è difficilissimo. È molto poi difficile. Tutti quanti facevano fanno sempre fatto facile, vabbè, Spalletti parte forte, poi adesso ripartirà un'altra volta forte, ma sono stati fermi un mese e mezzo, è completamente diverso, insomma. Poi anche ci sono dei giocatori che venivano da infortuni, come sì, perché sai che cosa io dico sempre nel calcio, la fortuna di una squadra è avere 4-5 elementi bravi tutti in forma nello stesso periodo, perché una volta io faccio all'inizio, tu alla fine, e praticamente la squadra non soffrisce, insomma, del rendimento di questi giocatori. Se capita che i 4-5 giocatori più importanti stanno in forma fisico-atletica nello stesso periodo, alla squadra vola. Infatti siamo partiti alla grande il campionato, sì, e dopo 11 vittorie consecutive poi c'è stata la sconfitta a Milano, ma ci poteva stare anche... Però se continuavamo il primo periodo non lo so, perché sì, me l'Inter non è che mi ha fatto questa grande impressione. Forse un po' ne abbiamo parlato l'altra volta, però ieri ci abbiamo fatto un po' tutti quanti caso, no? L'assenza di Mario Rui, con l'Inter, la scelta di non farlo giocare. Stefano, tu che ne pensi? Perché, ma guarda, io lo dicevamo forse prima, noi non sappiamo i motivi delle varie scelte che avvengono magari per quella determinata partita. Evidentemente sì, noi a tutti avremmo voluto Mario Rui, perché è quello lì che fino ad oggi, diciamo così, ha reso al massimo. Però io credo che il mister, non perché voglia essere un po' di parte, ma il mister Spalletti forse aveva i suoi buoni motivi, avrà visto qualche cosa in più nell'altro giocatore e quindi di conseguenza l'ha fatto comunque giocare. Io volevo fare una parentesi riprendendo il discorso di prima, giustamente come dice il mister Rivellini, ci sta lo stop perché è fisiologico, ci può stare. Io prima delle vacanze di Natale, infatti ne parlavamo forse con te davanti ad una pizza, e secondo me mi aspettavo di tutto. Perché questo? Perché chiaramente uno dice, vabbè, è semplice, hai indovinato, perché se ti aspettavi di tutto, ma dinne una. Io pensavo questo perché lo stop ci poteva stare, perché comunque, sai, in una fase di pausa vai a richiamare un po' una preparazione. È tanto che l'abbiamo vista nelle varie amichevoli che ha fatto, squadra molto pesante, squadra ancora macchinosa. Però poi c'era l'altro lato da tifoso che mi faceva dire, bah, però Spalletti è uno che ha avuto esperienza in Russia, dove questi campioni, i campionati in Russia vengono comunque sempre interrotti e ripresi. Però
diciamo, tra le due lune è capitata la peggiore. Io sono dell'idea che comunque è una sconfitta, diciamo, una battaglia che abbiamo perso, ma non è una guerra. Perché io credo che il Napoli quest'anno, è nell'anno giusto. È nell'anno giusto ancora di più dell'anno scorso. Perché secondo me vedo dei calciatori realmente motivati. Io a volte quando guardo le partite osservo nulla da dire contro magari Mertens, contro Insigne, per l'amor di Dio, perché poi non è corretto dire quelli là di prima non erano buoni, i buoni sono questi. No. Però noto in questi ragazzi attuali che nel momento in cui sbagliano, oppure magari non ottengono il fine giusto dell'azione che è il gol, ripartono di nuovo con la stessa grinta di prima. È una mia impressione. Forse quelli dell'anno scorso li vedevo un po' demotivati, magari persa la palla, non raggiunto, diciamo, l'obiettivo del gol, come se si demoralizzavano. Quindi io penso che secondo me quest'anno può essere l'anno buono. Può essere l'anno buono, e tra l'altro ieri Egilda, parlavamo proprio prima della trasmissione, abbiamo visto ancora una volta Elmas fare una buona partita. Ma è un bravo È giocatore, un bravo giocatore. perché qui a Napoli abbiamo l'abitudine di considerare solo le punte perché fanno i gol, e basta. Poi gli altri sembrano sempre scartine, no? Invece è un ottimo È un giocatore, ottimo. come un ottimo giocatore Mario Rui, perché su quella fascia è lui che costruisce il gioco. Bravo. Non è forse un grande difensore perché non ha il fisico, non ha la struttura atletica, insomma, ecco, che potrebbe essere un grande difensore, però come calciatore è bravissimo. È bravissimo ed è anche intercambiabile nei ruoli, perché quando non c'è stato Kvaratskhelia, lui l'ha sostituito bene, ha segnato anche in Ma tu certe stai parlando di partite. Elmas? So, io, Ma sì, allora io pensavo che Mario, no, chiedo parlavi di... scusa, io volevo tornare al discorso di Elmas, perché Mario Rui oramai da diverse partite ci sta dimostrando che grande impegno, grande lottatore. Io ero partito dal discorso che nella partita con l'Inter, era una mia impressione, c'era la mancanza di un lottatore, perché vedevo la squadra che era un po' ferma sulle gambe. Sarà stata la preparazione, come diceva prima Stefano, la preparazione un po' pesante, no? Ci può E stare uno. ci può stare. Però, tornando a Elmas, la domanda che avevo fatto a Gilda, Eh sì, anche perché in questo periodo Zielinski, diciamo, lo croce delizia. Zielinski è un ottimo calciatore, però purtroppo mister non è continuo, vero? Ed in questo periodo Però Zielinski, una volta lo metto in un ruolo, una volta in un altro, Esatto. per me, io lo dico e lo ripeto sempre, per me Zielinski tecnicamente è il giocatore più forte che è a Napoli, tecnicamente. Vabbè. Poi gli avevano indovinato il ruolo di fare più la mezza punta, più davanti, ha fatto i gol, è l'unico che tira in porta di Bravo, destro, di sì. sinistro, mi ricordo un po' il Mertens Esatto. ambidestro da tutte le posizioni, ed è un bravissimo calciatore, c'ha anche il fisico. Sì, logicamente non è di mentalità, non è un lottatore, Certo. questo è poco sicuro, però che tutte sempre addosso a Zielinski. Qua fino a 15 giorni fa, quando i nuovi vedevo, Zielinski era Mario Rui. Adesso Mario Rui è diventato un fenomeno Vero. e Zielinski continua a dire che fa e non fa, perché non vediamo anche perché Zielinski non rende certe volte. Io dovrei capire perché non rende, lo dovrebbero capire. Certo. Può darsi che il ruolo, la posizione, i compagni vicini, perché fa È un ruolo tutto. difficile Il calcio quello. è una squadra, è un gioco collettivo. Se un ingranaggio non funziona, può darsi che non ne funzionano altri due di conseguenza. Quindi bisogna. Bisogna ben. No, ma anche come dice Claudio, un ruolo difficile perché poi, diciamoci la verità, Zielinski, se guardiamo bene, a volte fa quel lavoro oscuro che lo devi capire, lo devi vedere. Uno magari lo vede e dice, ma Zielinski non ha toccato una palla, Zielinski non ha fatto, ma va sempre spesso in copertura. Io lo vedo come un calciatore Sì, va in che... copertura, però poi non è neanche efficace in copertura perché non ha le altre. È anche Lui questo, gioca per sì. il gol. Esatto, è una mezza punta, come diceva il Sì, mister. come era una volta Hamsik, che pure lui giocava sempre in funzione del gol, anche se poi era più corridore di Hamsik, di Zielinski, tornava, giocava più per la squadra. Zielinski è più un solista, però. Non lo vedo io giocare nel ruolo di interditore mediano dietro. Poi spesso a due, e a due È difficile, è è vero, è difficilissimo. vero.
poi noi parliamo dell'Inter, ma l'Inter, cioè, siamo andati in campo, ci hanno incominciato a picchiare dal primo fisico, sì. E l'arbitro ha lasciato picchiare. Sì. Infatti abbiamo parlato anche della settimana scorsa di questo fatto, a picchiare su Kvaratskhelia che ha subito dei falli, sì. Si è intimidito, veniva da un infortunio, era rientrato dopo partita, quindi non ne aveva, diciamo, i 90 minuti non li aveva, però il mister a me ha dato l'impressione, io lo ripeto ancora, visto che adesso c'è anche lei con la sua esperienza, io ho avuto l'impressione che è stato sostituito proprio per timore di farlo male, sì, perché sì, sono stati degli interventi, molto Barrella ha fatto degli interventi, non è stato neanche ammonito. Sono d'accordo, io dico che è scandaloso, io ho visto fare delle cose scandalose degli altri, perché se tu me la ammonisci la prima volta, o si calma la seconda volta, esatto, invece. Io volevo agganciare a questo proprio la partita di ieri, che ci sono stati tre eventi importantissimi. Il primo rigore è opinabile, ci poteva essere, non ci poteva essere, l'abbiamo, l'arbitro è andato a rivedere e l'ha dato e ha visto che c'era il fallo. Rigore sbagliato, preso il palo, Napoli continua a sbagliare lì, e lì io non sono d'accordo. Sul rigore sbagliato? No, sui rigori. Ah. Perché i rigori è un gesto tecnico che ti devi allenare, ti devi allenare ogni giorno. Chi deve battere i rigori, si deve allenare ogni giorno a battere 10 rigori. Certo. Però sempre nella stessa posizione, è sempre lo stesso. Non, poi... non puoi decidere all'ultimo momento, adesso tira a destra o a sinistra. Vedi, il portiere si muove di qua, tu tiri di là. Tu ti devi allenare a tirare in quella maniera. Poi io parto da un altro principio. Ho già detto in altri posti, dico, è più facile cadere che volare, o no? Sì, siamo d'accordo? Sì. E allora voi vedete che il 90% dei rigori parati sono a terra, da sotterra, perché il portiere non può volare lassù. Arrivare se tu glielo tiri piano, ma glielo tiri bene in alto lassù. Quando Elmas ha calciato, ma Elmas ha calciato un grande rigore, perché l'ha calciato pure forte, alto e forte. Forte e il portiere. E che poi, se non erro, non era il primo rigore, non lo doveva calciare Politano, sentendo no, anche. Non lo diciamo, so. No, per quello sì. Che si sentiva chiaramente in televisione dal commento. Esatto. No, comunque io ho detto, io sinceramente. Vedendo il giocatore senza aver mai fatto allenamento, io lo farei calciare a Politano perché c'è un bel calcio pulito, forte e cose. Certo. Però lui si vede che ha cambiato all'ultimo momento, ha visto il portiere che si muove e poi ha tirato. Diciamo anche che il rigore calciato dal sinistro, dal giocatore che calcia di sinistro, al 90% te lo tira alla sinistra del perché lo tende a sempre così è stato, questo, secondo me. Perciò ma lui... se lo tiri alto. Non te lo prende nessuno, no, è matematicamente non è possibile. Scientificamente dimostrato, certo. Non lo puoi prendere. Perché devi spingere, se devi volare, devi fare 3 metri di volo. E chi li fa? Cioè, difficile, è stato anche bravo a tirare il calcio di rigore, ma però ci stava ieri un fallo, un'espulsione, il secondo episodio della partita che è stato il fondamentale, perché giocare poi 11 contro 10 tanti minuti. No, ma poi giocare 11 contro 10 come gioca il Napoli è dura, perché Napoli ti fanno correre a vuoto. È durissimo, il Napoli fa girare la palla, però c'è stata quell'espulsione che addirittura si vedeva se era l'ultimo uomo, no, quella era un'espulsione diretta, è d'accordo? Siete d'accordo voi che ieri era proprio diretta? Cioè il fallo era proprio cattivo. Cioè, no, ma lì era cattivo perché era di dietro e nelle gambe. Senza pallone, per cui è da espulsione di. Pallone era lontano, sì. Infatti, proprio stava già 4-5 metri avanti. E infatti l'arbitro è stato deciso ad espellere, addirittura lo chiamavano i giocatori, dice no, ma non era l'ultimo uomo, no, l'arbitro proprio. Non c'entra niente l'ultimo uomo. Non c'entra proprio niente, perché è stato cattivo, tra l'altro, l'ha dato sulla caviglia e si poteva anche fare male. Ma poi l'ultimo uomo, secondo me, sei diretto a porta, pallone lontano da, come dice il mister, ben 3-4 metri, quindi voglio dire, una ma lui gli ha preso, ma già il fallo di dietro già è una mezza espulsione. Fare fallo di dietro, perché praticamente chi subisce il fallo non ha possibilità di difendersi né di cercare di cadere in maniera diversa. Se mi dici fai il fallo, io cado, mi rompo una gamba. Perché non è previsto, capito? E quindi già quella è mezza espulsione. Prendi le gambe senza pallone. E poi c'è stato l'altro episodio, diciamo quello oltre l'espulsione, però il più importante è stato il primo gol del Napoli,
di Osimhen, che secondo me ancora una volta veramente dimostra la grandezza di questo calciatore, no? Sì, perché Mario Rui, però. Bravo, Mario Rui, gol di rapina di Osimhen, ma Mario Rui l'ha messo una mano, che io do l'80% a Mario Rui, perché Osimhen se l'è trovato proprio sul piede. Bravo. Correndo ha messo il piede, una pennellata, non ho dovuto fare nessun ragionamento. Sì, però se l'è chiamata la palla, no, chiamata, cioè, l'ha visto Mario Rui, l'ha visto, sì, Mario Rui ha fatto una grande partita, infatti l'abbiamo detto, però anche Osimhen ha lancio è stato perfetto, lancio è stato eccezionale. Vabbè, lui ha fatto quello che deve fare un uomo, dare di lui, è come, cioè, è come il pallone sulla testa del centravanti dell'Inter contro di noi, quando il terzino sinistro gli ha messo la palla, è un altro, quello lì è andato, sì. È un altro, Osimhen domenica, ieri, ha fatto, secondo me, forse la miglior partita da quando è qui, perché si è mosso bene, veniva indietro ad aiutare, cose che non ha mai fatto, andava lateralmente, faceva spazio, sì, lateralmente, sì, cose che non aveva mai fatto, l'ha fatto ieri. Si vede che Spalletto, io in una trasmissione, in un'altra cosa, ho detto poco fa, se Osimhen impara la posizione in campo, dove deve sistemarsi e dettare, non so, lui deve dettare il passaggio al compagno che c'ha la palla, perché come ti vede fermo, tu mi devi far capire se vai avanti, se vai indietro, che cosa vuoi fare, e io te la do. E quindi io in quel tipo di azione lì, io come allenatore do l'80% a chi ha messo la palla lì. Lui ha fatto bene, perché ha fatto un bello scatto, ha anticipato la persona, e qui c'entra proprio il famoso affiatamento. Sapere che Mario Rui ti mette la palla, cioè ti fa il cross, perché allora non è il primo gol che gli fa fare Mario Rui, tra l'altro ha fatto quattro ai compagni di squadra, tra l'altro essendo comunque, diciamo, un terzino, no? Alla maniera moderna, che gioca sulla fascia. Moderno, c'ha un bel piede, c'ha morbido, sì, no, hai capito? Perciò io mi allaccio sempre al discorso che dell'Inter, perché purtroppo quella sconfitta io non ci so, perché l'Inter, come dice lei, mister, non è una grandissima squadra. Parliamoci chiaro, c'ha degli ottimi giocatori, però forse... Sì, forse era beccare il Napoli nel momento migliore, credo, dell'Inter, non bene. Ma l'Inter praticamente l'ha intimidito il Napoli. Sì. Sul piano fisico, atletico, l'ha intimidito, sì, perché andò delle botte. E io dico, chi ha intimidito il Napoli in quell'azione è stato l'arbitro. Qualcuno dice, ma però non è stato determinante. No, come, per voi non è stato determinante, perché gioca a calcio si è determinato. Certo, perché se tu mi ammonisci i due centrali dopo un quarto d'ora di botte che hanno dato, questi qui si devono calmare o vanno fuori. Sì. E questo è il discorso. Sì, perché ha lasciato picchiare. Il problema è che Kvaratskhelia non ha mai giocato in un campionato europeo, soprattutto in quello italiano. Dove si vede tutti questi calci? Kvaratskhelia, quando giocherà contro i giocatori fisicamente forti che ti hanno studiato in televisione, sanno dove vai, sanno cosa fai. Perché anche lui gioca sempre un po' casareccio, insomma, sì, diciamo, tecnicamente è forte, però vuol passare in mezzo a tre, vuol triplare quattro. È normale, io ho fatto il difensore, io al quarto ti do la botta, sta lì nella palla. A volte si incaponisce pure. Sì, E poi un'altra cosa che non stanno facendo adesso, quando io prima ho detto a Napoli si pensa solo a chi fa il gol, anche loro, qua la serie ieri, se mette la palla dietro, facciamo altri due gol. Come la partita quando prima, lei ha calciato, che ha ambito il secondo, sì, palo, ma lì non si tira in porta. Non si mette io ho avuto un allenatore che quando vedeva tirare così ti cambiava. Tu stanno i compagni in mezzo, tu tiri dalla linea laterale. Ecco, là come dicevamo prima all'inizio della trasmissione. E allora, questo ha dei numeri eccezionali, perché per fisicamente è un longilineo, gambe lunghe. Sì. Non è un triplatore di quei piccoletti che sì, ti dribla, però lui arriva sempre con sta punta che tu sembra che lo stai prendendo, e lui arriva con sta punta e ti supera. Può anche darsi che lui sta
tenta di ritrovare un po' la forma, no? Perché ho avuto l'impressione che dopo l'infortunio, lui è stato male con la schiena, con la schiena diverso tempo. E tu ne sai qualcosa? Sì, adesso sto soffrendo con la schiena, ho chiesto consigli al mister. Sì, vabbè, tra l'infortunio, la pausa, quello che dicevamo prima, ha perso quella lucidità, quella brillantezza che lui aveva. Ma lui, ma veramente lui, io lo vedo così come doti, ce n'ha tantissime, però deve sapere come deve applicarle in questo campionato qui, perché è diverso. Se vai a giocare in Svezia, in Norvegia, magari ti marcano a 10 metri. Ma qui, io dico, quando non c'era la televisione, se andava a giocare, dicevo, contro chi gioco? Adesso tu sai quando fa finta a destra, quando fa finta a 60 di testa, sai tutto, sei già preparato, e se tu c'hai il fisico e lui no, tu lo frantumi, insomma. Quindi lui, tra l'altro, è giovane, quindi può crescere ancora tantissimo. No, ma deve crescere. Ma lui deve crescere prima tatticamente, cioè sapere quando è necessario fare quei numeri tecnici e quando no. E quando giocare per la squadra e non per se stesso. Ma lui non è che lo fa con cattiveria, perché lì giocano così. Deve ancora imparare. È naturale. Come Osimhen adesso sta incominciando, perché lui giocava in Francia. In Francia è un altro posto dove le marcature sono molto, molto aleatorie, insomma. E lì faceva i gol, perché partiva da 50 metri non te li dà più nessuno nel campionato italiano. E quindi devi giocare nel breve. E ti devi saper muovere, devi saper scegliere la posizione. Cose che lui sta cercando di fare. E ieri l'ha applicato, l'ha fatto bene. Per me ieri ha fatto la miglior partita A questo serve il mister, no? Per aiutare, per far crescere i giovani. È una squadra tutta di giovani, il Napoli. E quindi adesso io credo che siamo in una fase di campionato importantissima. Questa fase, non la fine, perché in questa fase soprattutto non tanto gli scontri diretti, perché anche la partita con la Juventus si può pareggiare, ma sono le piccole squadre che fanno la differenza. Noi l'abbiamo superato con lo scoglio, sai perché? Perché le piccole squadre adesso hanno veramente paura del Napoli. Prima venivano, dicevano, noi ci mettiamo là, ci facciamo il contropiede e cose. Adesso giocano con più timore, quindi hanno più difficoltà, mentre prima tentavano, no? Quindi facevano, adesso giocano più timorosi. Prima se la giocavano, come so dire, però io sono d'accordo in parte, perché mister, queste le piccole squadre quando incontrano il Napoli si chiudono là dietro, e se il Napoli non acquista, ripeto, quella brillantezza, quella lucidità e velocità nella manovra che aveva prima di Natale, lì va in difficoltà, perché quando trovi in gergo dilettantistico si dice quando mettono il pullman davanti alla porta è un po' difficile. Sì, ma se tu pensi che l'Inter ha messo tre uomini nella zona, e non gli hanno fatto toccare la palla a Osimhen, è normale, fanno così. E poi c'hanno gli altri che vanno, ecco perché tu devi avere. È vero che perdi un uomo per tenerlo attaccato alla. Però c'hai anche gli altri che sono bravi e sopperiscono alla deficienza del compagno. Quindi quando sei una grande squadra, c'hai i grossi calciatori, diventa tutto più facile. Ma ieri l'ho visto in ripresa il Napoli come gioco. Sta giocando bene, ma ieri ha giocato bene. Ma ha giocato bene. Tra parentesi, la Sampdoria non è la squadretta che io mi aspettavo di vedere, perché una squadra fisica, c'ha giocatori bravi. Corrono, sta ripresa. Non si è neanche vista l'inferiorità numerica. No, assolutamente. Hanno corso. Tra l'altro, il Napoli è una squadra, come diceva il mister prima, che fa girare palla. Quindi tu in 10 vai ancora più in difficoltà. Perché devi stare a rincorrere. Invece loro hanno veramente retto bene. Tant'è vero che se il secondo rigore che è venuto ed è stato segnato da Elmas molto bello. C'era una grossa responsabilità, perché a 10-12 minuti dalla fine sull'1-0 è vero che sei uno in più, ma l'altra squadra non ha niente da perdere. È quello che fa impressione. Non è la prima volta che in 10 pareggiano, vincono la partita. Non è la prima, ma ieri poi abbiamo visto clamorosamente il Milan in pochi minuti ribaltare una partita dal 2-0 al 2-2, una partita che sembrava oramai vinta. Il Milan ha mollato un pochettino probabilmente la tensione, la Roma ci ha creduto, ha inserito attaccanti, no? Perché a un certo punto
Sì, questo ha sì. inserito anche Belotti. Però diciamo pure che poi la Roma è la squadra più scarsa di quelle che, si sono come tipo di gioco e cose, queste delle 5-6. Sì, 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 le prime 5-6 classifiche. Ma questo non ha un gioco suo. Sì, butta dentro uno magari. Ma infatti stavo dicendo, se non ricordo male, io ho visto solo il primo gol. I due gol della Roma sono tutte e due la palla inattiva, cioè da calcio d'angolo, sì, se non mi sbaglio. Quindi giustamente come diceva Claudio, probabile che il Milan ha allentato un po' la presa, evidentemente non ci credeva, non pensava mai che se una palla inattiva la Roma potesse segnare, ed è stato così. Perché come dice il mister, secondo me se la Roma avesse dovuto far gol su una manovra e su una giocata, io non ne ho viste ancora... diciamo vitali. Ma vedi, queste partite, questi punti persi, due punti, sono importantissimi. Come no? Io ho esultato sul 2-1 perché ci ho creduto. Noi stiamo mantenendo praticamente, a parte la sconfitta con l'Inter, manteniamo le distanze con gli altri, certo, con la Juventus, col Milan, con chi ci sta? L'Atalanta ormai è scomparsa, però c'era stato anche il pareggio dell'Inter, no? Diciamo col Monza, sì. Va bene che l'Inter gli è stato annullato in pratica un gol fatto che è stato annullato ingiustamente, c'è stato un errore grossolano, arbitrale, eccetera. Però in 90 minuti l'Inter ha avuto annullato un gol con Monza, però in 90 minuti l'Inter non ha giocato neanche bene, errore arbitrario o no, tu in 90 minuti una squadra come l'Inter, no? Che gioca con una squadra esordiente in Serie A, piccolina, tra l'altro diciamo che è un piccolo derby, no, piccolo, è un derby, però tu la partita la devi vincere, è un altro segnale che l'Inter oramai è uscita definitivamente dalla lotta sul letto, non so se siete d'accordo voi. No, non sono d'accordo, ma anche la Juve, Inter e Juve hanno la potenza fisica, sì, e sì, sì, hanno dei giocatori tecnici che quindi possono... Quindi lei dice che ancora l'Inter è una squadra, perché c'ha anche la Juventus e c'ha anche il Milan oltre che il Napoli, cioè non è che c'hai un avversario a 10 punti, ce n'è 3 avanti, non è solo il Napoli, no. Quindi rallentare tutte e tre... Non è facile, può rallentare il Napoli e la Juve, voglio dire. Ma noi ci auguriamo che venga, che sia forte, perché ormai l'abbiamo già incontrata, ci elimina gli altri. Questo sì. Però le piccole sono è importante, ieri il Napoli ha superato un bello ostacolo. Secondo me alla fine, a fine partita, io mi sono fatto un'analisi, ho detto che sono una buona Sampdoria comunque. Non tutti gli altri andranno a Genova e avranno vita facile, perché credo che la Sampdoria lotterà per la salvezza proprio. Sì, però sta giocando bene, non ha giocato male. E io penso che la vittoria del Napoli, più che un fatto tecnico, è importante per il morale, per l'autostima. Perché hai perso là, dici oddio, ma siamo veramente più forti. Adesso incominci a convincerti che poi tenere ancora 10 punti, 8 punti, gli altri e giocare. Anche perché non era facile giocare alle ore 18 quando la Juventus aveva vinto e quindi era a 4 punti. A 4 punti tu devi giocare domenica prossima con la Juventus, te devi andare a Genova e non hai solo un risultato da fare, perché poi diventa davvero... E non so se è un male o un bene. Lei, se sei forte è un bene. Se sei forte è un bene. Ma lei, mister, come... affronterebbe questa, visto che ha allenato tanti campioni, questa partita con la Juventus, cioè giocare venerdì, tra l'altro giochiamo di venerdì sera in uno stadio Maradona che sarà gremitissimo, come si affronta questa Juventus che non prende gol da 8 partite, ha subito solo 7 gol in campionato, è vero che ne ha fatti pochi perché ha fatto circa, se non sbaglio, 26 gol, non segnerà. Ma la Juve gioca come una provinciale di lusso. Ecco. Capito? Prima non prenderli e poi... Sì. Perché ha cominciato questa politica da quando andavano male le cose, quindi sono ripartiti dalla difesa e quindi affrontano le squadre per non prendere. La prima cosa per non prendere. Ma guardiamo pure come ha vinto la Juve queste due partite. Adesso il morale sta salendo. Partiamo da un principio: se tu vuoi giocare all'attacco devi avere una grande difesa.
si può giocare sempre all'attacco, devi avere una grande difesa, se no tu attacchi e loro ti fanno gol di là. E questa è la cosa principale. E quindi la Juve, poi una domanda, io voglio, giocare bene che significa? Allora, secondo la mia teoria, giocare bene, io sono allenatore, nello spogliatoio stabilisco con i giocatori, noi facciamo questo, allora giochiamo contro una squadra più forte di noi, quindi non li aggrediamo, aspettiamo un po', poi quando ci capita l'occasione andiamo via in contropiede. Finisce la partita che vinciamo noi in contropiede 1-0. Hanno giocato una chiave, che no, hanno giocato benissimo. Però no, perché abbiamo fatto quello che avevamo stabilito di fare. È questo che dico, a volte il giudizio è sempre così. Certo. Soggettivo. È soggettivo. Però la Juventus, Gilda, ha preso entusiasmo. Questi vengono sempre 1-0, sempre segnando all'ultimo minuto. Sì, infatti, io ero convinto. Loro... loro sono la Juve. Io ho visto Juventus Udinese la partita. Un giocatore della Juventus e avevano tutte e due delle maglie orribili, non so se l'avete vista. Le maglie sembravano quelle della guerra in Vietnam, no? Le mimetiche. Oramai non esistono più. Sembravano mimetiche. La Juventus non è allora, un giocatore che io pensavo che era tutto al contrario, questo giocatore della Juventus è andato via come devo dire. L'ha proprio tirato, l'arbitro a 2 metri, non ha niente. Ma questa è storia vecchia, cioè perché ci meravigliamo? Sì, ma ancora, ma ancora oggi, perciò ti dico, la squadra... danza psicologica. Sì, è forte, sono l'Udinese, tu senti parlare, ma quella società, e lo so, quella società sta, adesso no, ma fino adesso è stata 50 anni davanti agli altri. Come è stata, sì. Però con le ultime cose che stanno uscendo, no, ho detto lasciamo stare adesso. Ah, io dico, ecco, fino, sì. A poco fa. Fino a poco fa, e allora gli arbitri hanno sempre quella per loro è un onore andare a arbitrare la Juventus. Se tu se fai una scortesia alla Juventus, una volta si usava così, scrivevi e dicevi che era indesiderabile quell'arbitro, e quello non ci andava più. Adesso no, è un po' cambiato perché c'è la televisione, cioè, che ti fa vedere tutte le magagne, te le fa vedere, quindi non puoi esagerare, no? Certo. Però sinceramente anche io, se facessi l'arbitro, mi farebbe piacere andare ad arbitrare il Milan, la Juventus, l'Inter. Sono partite importanti, più è importante la partita, più sei importante. Cioè, questo è possibile. Questo è così. Ma infatti io volevo tornare all'arbitro, all'arbitraggio, perché io ci penso ancora alla partita con l'Inter, fermo restando che il Napoli sicuramente era meno pronto, avevano le gambe pesanti sicuramente per i carichi di preparazione che hanno fatto, non so tecnicamente, lo so il mister, però se avesse arbitrato col criterio di Abisso invece di Sozza, infatti normale, probabilmente quella partita pur un Napoli a mezzo servizio non la perdeva. Questa cosa non c'è la controprova, però secondo me è così. Sai che cos'è? Quando tu vedi questi falli veramente, perché l'ha vista, l'arbitro non ha preso provvedimento, perché hanno paura subito, se ti ammonisce una volta, poi al secondo è obbligato a espellere. E allora lì il giocatore cambia. E allora guardate che gli arbitri non ti favoriscono tanto di un rigore o contro a favore. Gli arbitri con le ammonizioni, come gestiscono in mezzo al campo. L'ammonizione, tu a un giocatore dopo 10 minuti, un difensore centrale me l'hai ammonito, questo qui che deve fare? Deve fare la ballerina in mezzo al campo, no, può toccare tutti gli avversari. Si dice sempre ma arbitra l'inglese, ma io ogni tanto le guardo le partite. Ma l'inglese bisogna fare di qua e di là. Però. Appunto. Ma poi i falli li chiamano anche in Inghilterra, cioè qua se c'è un fallo da regolamento, tu lo devi tirare fuori. Anche non il cartellino giallo, ma almeno darmi il fallo. Non dava neanche il fallo a Napoli, cioè, assurdo. Sì, c'è stato, abbiamo notato questa cosa, ne abbiamo parlato anche l'altra volta. Purtroppo passiamo avanti, non la pensiamo più all'Inter, abbiamo vinto ieri, però adesso guardiamo questa partita alle due vittorie, che io vedo che sono due vittorie. Questa è la partita. No, viste, Juve Salernitana non sono due vittorie. Sono due vittorie, Juve Salernitana. Che poi abbiamo anche la Coppa Italia con la Cremonese. Ma questo fatto di inserire questa partita di Coppa Italia, far giocare il Napoli di venerdì per giocare la partita di Coppa Italia, il Napoli si doveva opporre. Ah. Io gioco di domenica perché ho bisogno di recuperare
fino alle domeniche, e poi a partire di Coppa Italia la posso giocare pure il giorno dopo, no? Non me ne frega. Sì, è stata una... Ti prendi quattro giorni per giocare una partita di Coppa Italia. Però, perché comunque è una squadra, credo, che giustamente voglia stare un po' su tutte le competizioni, secondo me, dato il momento favorevole, come se non voglia perdere nulla, perché il discorso no, 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 ma non sta. È a perdere, non no, a perdere. Perdere nel senso magari non dare importanza alla partita di Coppa Italia, dice vabbè, quando riteniamo opportuno giocarla, la giochiamo, ci potrebbe anche stare questo discorso Michele, però secondo me... Volendo stare su tutte le competizioni, come è giusto che sia, e non lasciare nulla, diciamo, in sospeso, oppure in... Evidentemente questo ragionamento non l'hanno fatto di dire, aspetta, io mo chiedo di spostare la Coppa Italia e giocare di domenica tranquillamente. Io non lo so, adesso sono ragionamenti che facciamo noi, perché c'è in mezzo anche la televisione. Sicuramente. Perché però il anche la televisione. Sì, perché quella è la partita. Venerdì sera, stadio gremito, la Juventus milioni di spettatori davanti alla chiara. Come si presenterà? Si presenterà chiusa. Col Pullman, quindi chiusa. Farà giocare il Napoli. O il Napoli pure penserà un pareggio, perché due su tre. Non è la mentalità. Guarda, le squadre quando vanno in campo non pensano mai al pareggio. Perché non esiste, io ho fatto il calcio, andiamo, giochiamo la nostra partita per vincere, poi magari a mezz'ora dalla fine mi può convenire a me, a te, il pareggio, allora si abbassano i toni e la partita finisce. In partenza non vai per il pareggio, sarebbe assurdo, certo. Vai per il pareggio, magari prendi tre gol subito, ti metti là dietro, no, assolutamente no. Però io ho notato ieri che il Napoli era un po' distratto dalla partita di domenica, cioè ho avuto questa sensazione, cioè a un certo punto sull'1-0 è cominciato un po' questo giro palla, un po' come... Ma il giro palla è un fatto anche tattico, per stancare gli avversari. Poi se lo fai bene... Ma stavano già un po' con la testa verso la Juventus. Perché il Napoli spesso lo fa bene, perché lo fa a un tocco significa che io avversario parto per venire a prendere il pallone, se tu hai un tocco lo metti dall'altra parte, io devo fermarmi, ripartire per andare dall'altra parte, e questo fatto in continuazione, dopo 7, 8, 10 volte fa girare la testa, correre a vuoto, perché nel calcio se corri col pallone tu puoi correre il doppio degli altri e non senti la fatica, se corri a vuoto senti la fatica. È chiaro. È così. Perché ti innervosisci, non riesci a prendere la palla. Sì, perdi di lucidità, questo sì. Sicuramente. Io non credo che stiano già pensando alla Juve. Io questo Napoli non lo vedo timoroso di altre squadre, mai come quest'anno non lo vedo che attende la Juve. Io ripeto, lo vedo un pochettino rallentato rispetto a prima di Natale. Per me il motivo è normale. Ci sta la fase di interruzione. Avranno rifatto la preparazione, i famosi richiami, come si suol dire, perché li devi fare, è fisiologico, si è fermi, e quindi ancora non c'è quella brillantezza dei muscoli che ti consente di vedere il Napoli che abbiamo visto. Questo è un mio modesto parere. Io sono convinto che dopo la vittoria con la Sampdoria è venuta più fiducia. Sicuramente, io preferisco morale che... E poi mister, 8 partite di fila vinte dalla Juventus. Arriverà. Vabbè, ma noi eravamo in De 11, però insomma ci siamo tolti il pensiero con l'Inter, siamo ripartiti. Io volevo passare però un po', volevo parlare un po' della Salernitana, cambiare un attimo, perché la Salernitana ha pareggiato una partita molto importante col Torino, che non è una squadra facile, soprattutto fuori casa, ha recuperato un risultato che si era messo male, poi è riuscito a recuperare il risultato, però ci sono dei problemi, diciamo, societari, più che societari, tra il dirigente sportivo e l'allenatore, che stanno un po' creando problemi anche alla squadra, perché la squadra non mi dà l'impressione di giocare più come, diciamo, le prime partite, si vede, si sente questa cosa.
E allora qua abbiamo la nostra grande Gidda, tifosa della Salernitana e del Napoli, come un po' tutti noi, ma lei, essendo la collaboratrice della pagina Facebook Fratelli Napoletani e Salernitani, a cui teniamo molto. Allora, la Salernitana molto bene. Qualche tifoso, diciamo, contesta, tra virgolette, un po' a Nicola il fatto di giocarsela in modo troppo spregiudicato, soprattutto quando ha affrontato il Milan. Però io dico, cioè, la mentalità, no mister, gliela devi dare a una squadra, certo, e dire me la gioco con tutti. Tanto poi col Milan probabilmente perdeva anche se andava a fare il catenaccio. Però tu devi insegnare alla squadra di dire, però noi ci crediamo, ce la possiamo fare. Alla fine, con un pizzico di fortuna in più, potevano anche pareggiare con il Milan, potevano, anche se Ochoa, tanto di cappello a chi l'ha preso veramente, e col Milan, e ieri sta facendo delle parate incredibili, straordinario, è stato veramente un acquisto ottimo, ha salvato il risultato tantissime volte, sì, e ieri praticamente hanno pareggiato meritatamente. Allora, devono mettere a punto sicuramente la fase difensiva, fatto questo, e poi si deve svegliare Candreva e Piontek era un cecchino una volta, no, al Milan, nel primo anno, esplose, questo è il vero bomber, poi si è un po' perso, anche nella Salernitana, si mangia dei gol che non so da lui, non so perché. Ma però, che dipende anche dal gioco di squadra, dipende anche dal gioco che fanno i compagni. Sicuramente, però a volte lui si trova la palla gol, se la trova, la sbaglia proprio lui, è l'ultimo tiro. Bisognerebbe stare lì, vedere gli allenamenti, ecco, parlare col giocatore, sapere se è tranquillo, se no. Se incominciano a beccarlo già e a contestarlo vanno sempre peggio, tra l'altro ha guadagnato però un punto, ha guadagnato un punto sulla terzultima, perché la Salernitana era 8 punti, adesso 9 punti avanti alla Sampdoria. Diciamo che ieri l'abbiamo anche aiutata noi. Ieri abbiamo dato una rossa mano, però ci abbiamo sempre il ricordo del Benevento, no? Purtroppo, che era partito, aveva fatto un girone d'andata ottimo e poi ha avuto questo calo, quindi speriamo che si risolvano queste situazioni societarie. Io però vorrei un attimo passare alla nostra rubrica che stasera Gilda porterà avanti, che è la bolletta, e speriamo che stavolta porta bene, perché oramai sono diverse settimane che non abbiamo fatto per poco. Tu conosci come funziona la nostra rubrica? No, non è seguito. Stiamo seguendo adesso, ma non... Allora, noi abbiamo scelto 5 partite. Su queste 5 partite diamo un giudizio sull'1, sull'X, la 2, e poi la maggioranza vince. Tu dici un pronostico? Sì. Un pronostico, la maggioranza vince. Allora, la prima è Napoli-Juve. Manco dovrei chiedere. Insomma, da prendere con le molle. Anzi, ti do anche il risultato esatto. Esatto. Okay. 2-0 per il Napoli. 2-0 per il Napoli. Ma c'è anche il marcatore, ti trovo. Marcatore proprio, vero? E ti trovi. Osimhen sicuramente sarà uno dei marcatori. Caspita, poi mi fate andare a giocare la bolletta. 2-0, marcatore Osimhen. Osimhen è Simeone. Poi anche le successioni. Bravo, perché io non so... sì. Stavo pensando a questo, perché poi bisogna giustamente ben capire, come diceva anche Claudio prima, no? Mostra Napoli come giocherà, a parere mio, collegandomi anche a quello che diceva lei della Salernitana, io sono dell'idea che, come diceva un po' Mancini alla nazionale, cioè divertitevi, i calciatori devono scendere in campo e si devono divertire. Quando incominci magari a... Col permesso degli avversari. Vabbè, normale. Quando incominci a reprimere delle idee dei calciatori e incominci a togliergli delle loro doti, delle loro qualità, secondo me non ti stai divertendo. Anche quindi la Salernitana per me è giusto una parentesi, ben venga che scendono in campo e sono spregiudicati e giocano. Perché, come diceva il mister, uno scende in campo che tutti vogliamo vincere. E io, se devo vincere, mi devo dar da fare. Se sto là e aspetto, penso che è l'antitesi di quello che dovrebbe essere. Quindi, secondo me, tornando a noi, alla bolletta, e non quella della luce, 2-0 per il Napoli. Okay. 2-0. Poi il secondo del mister mi ha dato una non lo so, Raspadori? Secondo no, il secondo diciamo... Secondo Camille. Secondo... Mister Napoli-Juve.
Un solo risultato si può dare. La tripla, mi sembra dalla tripla. Guarda. Può dare anche. No, via un solo risultato. Vince il Napoli. Vince il Napoli. E basta. No, ma devi. Allora, un gol. Sate, la devo fare perché oramai io con l'Inter non l'ho fatto perché non avevamo trasmissione. Allora, vacanze natalizie e non l'avevo fatto perché io ci azzecco sempre, è vero. E allora, mi raccomando, il faccione. Ok. Allora, tutti state aspettando. Io dico che il Napoli farà una grandissima partita, devastante, e credo che la vittoria sarà più larga di quella che ha detto Stefano D'Arterio. Ha parlato di 2-0, io dico che noi faremo una vittoria ancora più larga. La Juventus non ha preso gol nelle ultime 8 partite, li prenderà al Maradona. Ho detto tutto. Amen. Va bene. No, ma sono fiducioso perché io sono convinto, come già è successo con la Sampdoria, che noi comunque Sampdoria, Juve e Cremonese facciamo 3 vittorie. Sono convinto. Segnato. Però quello è il problema, tu non sei convinto. Qua non su YouTube, okay. Tele Ischia, ti vedono tutti. Quindi voglio dire. Ormai l'hai detto. Sono tifoso, che devo fare? Speriamo che venga un arbitro giusto. Ecco. Ah, ma chissà chi ci manderanno. Non lo sappiamo. I papabili quali sono. Non se ne sta parlando molto. Non se ne parla, è veramente difficile. Non vorrei essere un signore. No, perché stanno lanciando troppi giovani. Sì, allo sbaraglio. Allora, Stefano, mi dici anche Atalanta-Salernitana? Ma guarda, Atalanta-Salernitana, l'Atalanta è una squadra tipica, una squadra strana, è una classica squadra che ti fa il partitone e magari ecco ti fa quei 2-3 gol, è la squadra che magari non riesce veramente a giocare. La Salernitana, se vuole, secondo me riesce a dire la sua. È una partita difficile, che poi andare a giocare a Bergamo in un campo del genere, con una squadra del genere, è difficile. Però non ti so dire se realmente c'è la vittoria da parte della Salernitana in maniera così sciolta e semplice. Voglio andare per un pareggio. Ok. Mister Atalanta Salernitana. 1-1. Quindi un altro X. Ok. Claudio? A questo punto, di buon auspicio, perché io reputo l'Atalanta comunque una squadra molto forte. Comunque, a Bergamo poi è sempre difficile per tutti, anch'io dico il pareggio, spero nel pareggio, perché la vedo difficile. Perché giocano a uomo tutte e due. È strano, sì. Effettivamente. Non è l'Atalanta che ci ricordavamo, no? Però, ok, Roma e non è l'Atalanta, però i calciatori sono sempre gli stessi. E anche l'allenatore. Bravi, L'Atalanta sono dei giocatori bravi. Sì. Roma-Fiorentina, vedo una vittoria della Roma. Deciso. Deciso. Sì. Eppure la Roma, anche lei, è una squadra strana. Esatto, sì. Cioè... una squadra strana, sì. Però in casa... Okay. Roma-Fiorentina. 2. Claudio. Allora, io ho visto una Roma mediocre. Sì, la Roma mediocre che però ha recuperato con tanto entusiasmo. Invece, secondo me, la Roma con la Fiorentina vince, perché sulle ali di questo dell'entusiasmo del pareggio a Milano, perché comunque alla fine ha preso un punto, secondo me, importantissimo, perché c'è la lotta a Champions. Però l'entusiasmo ti viene quando giochi bene, quando tu pareggi giocando pareggi o fai il risultato giocando male, sei convinto che non è che sei tanto forte. Sì, però a me la Roma, come ha giocato la Roma... malissimo, però anche il Milan ieri non mi ha impressionato affatto. Sì, però il Milan, io l'ho visto le ultime 10 partite, ne ho viste 3 o 4, il Milan gioca bene, non è che gioca male. Può incappare una partita ieri, cioè così. Ieri non ha. Ma la Roma è. Molto...
Non lo so, mi ricorda Mourinho, l'Inter che vinceva giocando 10 dietro, perfino il centravanti, là, come si chiamava, il giocatore di colore, no? Che giocò terzino contro il Barcellona. No, non mi ricordo chi era. Eto, Eto, Ah, Eto'o, Eto'o. sì, Eto'o, Eto'o. Giocò terzino Sì, contro il sì, Barcellona, sì, sì. era un centravanti. Però Inter Verona. bisogna vedere che Terzo. cosa stabiliscono nello spogliatoio, se giocano bene o giocano Se giocano male. Inter Verona, vabbè, vedo la vittoria dell'Inter. Sì. Inter Verona. Ebbene, Inter ah. Verona dovrebbe essere 1-1 tranquillo. Dovrebbe, sì. Se l'Inter gioca con lo stesso cattiveria che ha giocato contro il Napoli, fa E dipende 4 gol. dall'arbitro. Se là va un arbitro che subito caccia cartellini, l'Inter non può giocare così. Vabbè, Claudio. Uno fisso, l'Inter la vince questa partita. Allora, finora siete stati d'accordo su tutto tranne su Roma Fiorentina. È l'ultima. Lì potremmo, vabbè, poi si vede, va, Sì. ne potremmo parlare. Potremmo. Lecce Milan. Questa è una bella partita perché Lecce è una delle, diciamo, Lecce? piccole Milan. Milan. È una delle piccole dove a me entusiasma moltissimo. Mi piace molto come gioca, una bella squadra forte. Allora, non credo che riesca a vincere, però per il Milan non è facile vincere, secondo me, a Lecce. Ma voglio mettere un pareggio, vai. Voglio andare sempre a favore del Napoli. Tutti in ottica Napoli. Lecce Anche Milan. io do il pari. C'è il direttore sportivo che è un amico, quindi Corvino. Allora per amicizia con il mister e quindi con l'amico anche io metto l'X, sarei felicissimo perché poi c'è la partita con la Juventus che se vincendo quella poi noi andiamo Ma guarda che proprio. il Milan non è facile, Lecce. No, 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 Non è allora semplice. io mister avrei detto anche io avevo pensato il pareggio, perché io ripeto, ieri io non ho visto, ieri però, non ho visto un Milan molto lento, molto prevedibile, con una Roma che la pezzi, che è riuscito addirittura a fare in pochi minuti 2-2, quindi no, insomma è un momento un po' particolare per il Milan. Ma ha fatto giocare Leao a A destra destra. e quello secondo, ecco, quella lì secondo me è una stupidata. Perché lui a sinistra è Si è imprendibile, devastante, insomma, sì. c'è una potenza fisica Sì. in velocità Ma quando forse perché a parte, sinistra ma anche in sì. 10 metri, lui va, ti va via con la potenza, ti va via e ti guadagna subito un E metro. questo mister, secondo me, fa parte di quello che dicevamo prima dell'inizio della trasmissione. Chissà in mente di Pioli che cosa c'è per farlo giocare a destra, dove ti ha reso tantissimo con degli ottimi risultati a sinistra. O magari i tifosi del Milan Sì, ma io dicono. l'ho visto adesso, non l'ho visto giocare male. Perciò. Cioè, non era lui, il Milan ha perso Perciò. tutta la spinta perché voleva lasciare lo spazio al terzino, a Thiago, come si chiama? Sì, no, vabbè, ma è così. Però il discorso che facevamo prima è bello anche capire, no? E sapere, dici, bah, che ci è passato in mente al mister del Milan, a Pioli, far giocare un calciatore a destra dove a sinistra ti ha dato il massimo sempre, che come diceva Però lei, lui. devastante, Io diciamo, immagino un attacco con Lozano a destra, Osimhen al centrale eh? E a e Leao a sinistra. sinistra. Mamma mia. Però gli avversari devono dare 50 metri di spazio. Eh sì, devono avere spazio. Senza spazio non riescono a giocare. Allora, vogliamo dare per tutti gli amici a casa la Anche bolletta se c'è giusta? quella partita Sì, allora, che sono noi. 5 risultati, vogliamo concedere una doppia? Una doppia, sì. E quindi la mettiamo su Roma-Fiorentina. Perché Perfetto. abbiamo 1-2. Ah, 1-2, Facciamo benissimo. così. Ok, allora vi ridico tutto. Pronti per segnare? Spero di sì. Napoli-Juve 1, Atalanta-Fiorentina X, Roma-Fiorentina 1-2, Inter-Verona 1, Lecce-Milan X. Speriamo bene. Mi raccomando, giocate sempre poco, 2 euro, lo dico sempre, è un divertimento per seguire le partite con ancora con più enfasi, il fatto che il Napoli è primo già siamo carichi, però
giocare sempre poco. È veramente una sciocchezza. È un gioco, noi facciamo un gioco giusto per fare. E volevo tornare un attimo su Telischia, proprio perché la nostra trasmissione viene trasmessa anche su Telischia. Ci abbiamo Ischia che è al primo posto in classifica, e qui il nostro mister tiene molto a Ischia, perché lui... Io mi sento un ischitano di adozione, perché gli anni più belli del calcio li ho passati a Ischia. Adesso a Ischia l'allenatore, un mio ex allievo, l'avevo portato io a Napoli, Buonocore, Enrico Buonocore. In bocca al lupo e complimenti per quello che state facendo. Stanno facendo un bellissimo campionato e speriamo veramente... che riescano ad arrivare alla fine e a ottenere questa promozione. Che comunque rischia ha calcato veramente palcoscenici per quelli che sono i dilettanti tra l'interregionale e la Serie C, quella che è attuale Lega Pro, quindi voglio dire, adesso sta in eccellenza e quindi si spera che veramente ritorna a, come dire, a calcare questi campi di altre categorie. Speriamo bene. Allora, noi abbiamo concluso. Io volevo ringraziare Mister Rivelino, che io ringrazio voi per avermi invitato a una simpatica trasmissione. Grazie, sempre gentile venire da noi. E anche qui il nostro Stefano D'Alterio, speriamo di averti altre volte. Con piacere, grazie a voi per l'invito, è veramente un'ottima trasmissione. Però la prossima volta parliamo anche di preparazione, perché tu fai il preparatore atletico, quindi specifico entriamo un po' più, come si dice, in due capelli proprio. Come porterà la tua esperienza di preparazione. E poi la nostra opinionista Gilda Mazzatico, grazie. Un piacere essere con voi. E sempre forza Napoli! Napoli! Sempre. Ciao!